a tutti, bentornati, bentornati nel mio canale. Siamo arrivati al momento del video tag 30 mesi di libri. Siamo a dicembre, quindi io per rispondere alla domanda di oggi, che è qual è il libro più corto che tu abbia letto, ho scelto Un canto di Natale di Dickens, perché io comunque libri corti ne ho letti tanti, quindi dovevo sceglierne uno fra i tanti che ho letto. E ho scelto questo perché secondo me con il mese è assolutamente in linea, perché siamo vicini a Natale, quindi Un canto di Natale è sicuramente uno dei libri più belli da leggere a Natale. La storia penso che la conosciate, perché insomma è la storia di un uomo molto rigido che odia il Natale, che non ama assolutamente le persone. Un uomo solo, perché alla fine è un uomo solo, che riceve la notte di Natale la visita di tre spiriti: lo spirito del suo Natale passato, lo spirito del suo Natale presente e lo spirito del suo Natale futuro. E grazie a questo viaggio che lui fa all'interno della sua vita, riuscirà prima di tutto a capire che cos'è che l'ha indurito così tanto, perché è diventato così rigido. E poi riuscirà anche a capire quale potrà essere, diciamo, il suo destino se non cambierà registro, se continuerà ad essere così. E quindi, insomma, in qualche modo fa questo viaggio all'interno della sua vita e riuscirà anche a capire molte cose di sé e a dare valore, a dare di nuovo valore a certe cose che in quel momento per lui valore non ne avevano più. Quindi, insomma, è un libro che secondo me è molto molto carino e soprattutto se lo leggete in questo periodo. Questo è uno dei libri più corti che io abbia letto. Aggiungo che me l'ero fatto regalare a Natale, quindi proprio nel periodo giusto, diciamo, me l'ero fatto regalare dai miei genitori, perché avevo visto alcuni dei film che sono stati tratti da questa storia, da questo libro, però non avevo mai letto il libro, quindi insomma ci tenevo a leggerlo. E se non lo avete letto, siccome siamo nel periodo giusto, io vi consiglio di leggerlo. È un libretto corto, quindi si legge abbastanza velocemente e secondo me può far riflettere su alcune cose. Io mi ero ritrovata a riflettere anche su alcune cose di me stessa, quindi insomma è un libro che ha un certo spessore, secondo il mio punto di vista. Con questo video finito, è stato un video breve perché insomma le risposte a questo tag poi non richiedono così tanto tempo. Vi mando un bacio enorme come al solito, vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e continuate a seguirmi, ci vediamo alla prossima.